Good morning, buongiorno. buon anno anche. Buongiorno e buon anno a tutti, ragazzi. Buongiorno, buongiorno da Good Morning Milano, buongiorno da Crystal Radio, buongiorno da Milano News, buongiorno da Lorenzo Masieri, buongiorno e... da Fabio Ranfi. Eccoci, siamo tornati. Tre gennaio 2024 sì. 2024 vi dico già quello che dirà Amadeus sul palco dell'Aristo ah, 2024 sei, sei già in uh, fibrillazione per sé? Eh, ho visto la pubblicità quella molto carina quella nuova eh, con ecco te non no. si dorme mai ecco ecco, ecco. Beh, quindi ragazzi si riparte si riparte con un nuovo anno un nuovo anno in nostra compagnia it's a new day it's a new era come dice il nostro promo, l'hai visto il nostro promo su Instagram? Sì, eh? ma quanto sei bello! Tu. Sì. Quanto sei bello con quel caschetto in mano che cammina, ah, sì. eh? Sì, sì. E eh, tutta ragazzi. quella bella gente che vedete intorno a noi è la squadra di Milano News che collabora appunto alla realizzazione di questo programma. Quindi, buon anno a tutti. Ricordiamo che potete scriverci e fare con noi la trasmissione scrivendoci al alla... 331 7853 Arriva già il primo buongiorno di Andrea. Buongiorno a te. Andrea. Buongiorno, Andrea, ben ritrovato. Buon anno anche a te. E molto probabilmente oggi, oggi quanti andranno al lavoro, secondo te, di quelli che ne ti ascoltano? Io a giudicare la fatica che ho trovato, che ho. Ho incontrato né trovare posto, ti dico nessuno. Nessuno, sono nessuno. Tutti, tutti ancora nessuno. a casa. Vabbè. Ma noi invece sto, ci siamo qui a raccontarvi la città, raccontarvi. Tutto e vi diamo già un'anticipazione. Dopo facciamo anche l'oroscopo del 2024. Eh. Eh beh, per forza. Viola viene qui con l'oroscopo di, di Antonio Capitani: E applausi. Applausi per tutti tranne che per noi. No, soprattutto per noi... Ah, sai che ho letto questa cosa degli applausi. Sono andato a, a scoprire sì. perché ci sono questi applausi sul finale di Calcutta che abbiamo appena sentito con due minuti. Io ho sembri che era una citazione di... Bab Pablo, di... Di... non è vero, non c'è niente. È semplicemente sì, sì. che alla fine della canzone dovevano, dovevano esserci dei corretti, hanno registrato questi corretti, proprio così ho scritto corretti, l'ha detto, detto Calcutta. Ma alla fine uh, è, sono venuti così bene che hanno fatto un applauso, no? Cosa vuol dire che sono venuti così belli? Che eh, hanno fatto bene così bene i corretti, quindi non erano belli. No, 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 ma ah. erano così entusiasti, che hanno fatto l'applauso mentre lo registravano. Ah, ok. Pensa erano così belli corretti che hanno tenuto solo gli applausi senza mettere i corretti, però. Perché non ci sono i cori, infatti. Dato che alla fine i cori non gli piacevano più, però gli applausi gli piacevano e hanno lasciato gli applausi nella, sì, sì, sì. nel finale della puntata. Sì, Sul Rolling Stone l'ho letto qui. Quindi... Eh, e, pe e pensa che un tempo. Eh... Un tempo i Pink Floyd eh, facevano registrare una delle parti vocali più belle di sempre alla donna delle pulizie. Vedi? Adesso, invece, fanno bene il coro, applaudono e mettono solo sono gli applausi. applausi eh, ecco. Questo è, la, è il declino <ride> della società. Iniziamo subito. <ride> va bene, va bene. Senti, ma i giornali dicono qualcosa oppure sono ancora inferiori eh, anche la, loro? I giornali dicono qualcosa, chiaramente, però, innanzitutto, Ribadiamo il 331 555 per sapere soprattutto siccome te cosa hanno capito questo eh, <laughs> numero detto a 300 km allora 331 555 per dirci cosa avete fatto a Natale cosa avete fatto a capodanno. capodanno. Possiamo entrare così la signora Stampa eh, eccetera. Quindi piano, piano. iniziamo da noi. Ti È piaciuto il mio capodanno? L'hai oh, seguito oh, su Instagram? Eh, sì, mi, abbiano, <ride> mi hanno detto che, poi l'ho recuperato dopo, che tu da mezzogiorno, da mezzogiorno. a luna, sì, a luna. Eh, hai fatto i capodanni in giro per il mondo, sì, festeggiando sì. e taggando città. E no, le città eh, in cui sì, facevano okay. il capodanno, cioè io ho fatto il giro del mondo in 12 capodanni. Ed è prima è Nuova Zelanda, no? eh Sì, il Nuova Zelanda che io ho fatto io. In realtà, ce n'è uno prima. Ho scoperto delle cose stranissime Ho scoperto che, ad esempio, esiste un fuso orario che è 25 ore indietro a noi, Non è possibile. Eh sì, vicino. perché per essere comodo, chi ribatti si è messo un'ora in più di se perché ah, sennò no, era, era vicino lì. Sì, no, e pensa che ci sono due isole vicine al Pacifico che hanno un giorno e un'ora di distanza, mm. perché una è al di qua e una al di là della linea del, della giornata. In più, un'ora ci hanno anche messo. Pensate, eh, si scoprono cose stranissime, come ad esempio che non mi ricordavo, ma già la sapevo. Ma sono andato a controllare bene che in India il fuso orario è di 5 ore e mezza, cioè, è la mezza Hanno la mezz'ora, no? sì. Hanno la mezz'ora, non la mezz'ora. Ci sono anche paesi che hanno 45 minuti, comunque, non mi ricordo quale, ma ci sono il Nepal. Esatto. Nepal. Nepal, comunque, eh, il capodanno è andato. Cosa hai fatto? Ma io sono andato via qualche giorno a casa di eh, un'amica, no, 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 no. no, no però conosco chi è in India adesso. Ah, eh, sai com'è fatta l'India? No, 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 non si può vedere. Ah no, Ci potete vedere sul profilo YouTube di Milano News. Nel caso vi facciamo, non ve lo facciamo vedere, scherziamo, non vi facciamo vedere com'è fatta l'India. Eh, no, tutto molto tranquillo, eravamo in mezzo al niente, ha piovuto il 31, ma chi se ne frega perché il tanto stai a casa. Hai mangiato, hai bevuto. Ho mangiato, ho bevuto, come a Natale, ho mangiato, ho bevuto, la vigilia. Eh, non ho baciato il bambinello quest'anno Eh, non hai baciato il bambinello, infatti ci, ci tengo, aspettavamo. Ci tengo a farvi sapere. La Stories che non l'hai baciato. Non, non, baciato, non, ho baciato, non il baciato il bambinello perché, bambinello perché era una situazione molto. Inizialmente ce lo hanno dimenticati, poi è stato fatto notare a mia nonna che il bambinello non era ancora stato messo dentro. Allora caos, caos totale l'ho perso. L'hai perso, ma la cuginetta l'ha baciato. Sì. Foo Fighters on the Glass 7:22 minuti, Crystal Radio mercoledì 3 gennaio 2024, ancora buon anno a tutti coloro che sono in ascolto e a tutti quelli che si sono collegati proprio in questo istante. E arriva il buon anno anche di ehm, Alberto buongiorno. al 331 7853555. Buongiorno Fabio e buongiorno Lorenzo. Buon anno a voi a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio Milano. Eccoci. Buon anno. Buon anno. Eh, non si può iniziare la rassegna stampa, iniziare come si deve una puntata di Good Morning Milano senza l'almanacco. Oh. Nasce oggi, 95 anni fa, e, e, e Sergio Leone. Sergio, Sergio Leone, Leone ah, no. 95 anni fa, non ricordo in che anno sia scomparso, comunque eh, 95 anni fa nasceva Sergio okay. Leone, ma anche Mel Gibson, 68 anni fa. E 55 Michael Schumacher e poi nella sezione Accade oggi è segnato Nasce la televisione italiana 70 anni fa precisi adesso video kill the radio video. stars no 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 proprio la, RAI. Ah, proprio la Rai, la RAI. Okay. Ma motivo, adesso non caso? so se <ride> effettivamente se oggi o meno noi lo prendiamo come giusto <ride> Scritto lì, Vabbè, eh, allora, sì, no, prossimamente non è che eh, l'ho letto, letto su internet. Ma, se nasce la RAI inteso viene firmata l'accordo. È... No, la RAI esisteva già secondo me, perché già la radio, o è, beh, ma era e eh, sì, no. ah anche il senso, c'è cioè, da Eir diventerai, dici? Vabbè, eh, no, so. io ho fatto un esame, ma chiaramente non mi ricordo. Cari amici professori della statale di Milano, avete dato la laurea a una. A una, a una, a una a un a... non riesco neanche a dirlo, a <ride> un analfabeta. <ride> A no, scherzi a parte. Scherzi a parte, eh, non ricordo quando sia nata. No, 3 la... gennaio 54. È un gennaio... eh, momento storico, in quanto nel palazzo di Corso Semino di Milano iniziano ufficialmente le regolari trasmissioni della no. Rai. Fino a prima c'erano state le trasmissioni. Quelle prove tecniche di trasmissione dal Polo di eh, Torino. E poi, invece Adesso, adesso ho letto e mi, mi sono ricordato quello che anch'io ho studiato e letto eh Sì, quindi tra gennaio 54 eh, nasce la uh, televisione italiana Quindi 70 anni di mamma Rai Di mamma Rai, sì Auguri Auguri okay. e hanno, se non sbaglio, in una, le, in una, forse anche nella legge di bilancio recente hanno abbassato un canone. Che rimane in bolletta ma è stato un po' abbassato Eh vabbè grazie Una roba del genere Comunque, vabbè eh, rassegna stampa ATM è sempre al centro delle eh, notizie anche in questo 2024. Innanzitutto, ATM dice diffidate, ma da cosa? Da, cosa? da cosa? da una truffa che sta girando online, in particolare su Facebook, in, in cui si promuove un anno intero sui metro di Milano a 2 euro. Ah, ok, e, no. beh, per gente un po' navigata può sembrare subito una truffa, lo è, ma eh, ATM giustamente dice: Noi estranei, diffidate. Okay. ATM, sempre nello in sempre questi giorni, cosa annuncia? Tra l'altro, tra, tra il giubilo totale, i tornelli antisalto. Non so, ah, se hai okay, letto, okay, muovi, tornelli, un po' come quelli di Parigi. Che dove da, saltano da, chiunque? Da, che partono da San Donato, se non sbaglio, e poi piano piano verranno aumentati. Leggeremo per bene le varie cose. Oh, e capito. in più ATM dice di oggetto di carta. Sto leggendo la Repubblica Milano: okay. da febbraio i viaggi sui mezzi pubblici si caricheranno su una tessera. Molto I turisti come fanno? Vabbè, molto allora contento di, capire. di questo. Vabbè, di capire ca ogni card con chip potrà contenere fino a 30 editori di viaggio. I vecchi tagliandi resteranno validi fino ad esaurimento. Esauri Perfetto. va bene, Andiamo con un po' di musica. Lui è Giorgio Gaber e ci lasciava il primo gennaio. Ed è Giorgia con normale che ci fa entrare nella seconda mezz'ora di trasmissione. Sempre qui su Crystal Radio, bentornati a Good Morning Milano 7.32 minuti. Crystal radio, FM96.2 Dab Plus, soprattutto a Dab, mi raccomando. La Dab, è quella che ci avete in macchina. Cercate mode sulla vostra autoradio, mode, oppure mode, cosa no, oppure radio, alcuni si schiacci più volte radio. Più volte radio. radio, fa la FM, la M non c'è più, DAB. Attenzione, è, è condizione necessaria che sia la vostra macchina, non che entrate nella <ride> macchina di qualcun altro e pigiate i tasti. Mo. No, no, infatti, quello no. no. Per quello potrebbero però, chiamare però, la però, però Però, Però potreste fare una cosa che faccio a volte quando prendo il, il car sharing, che se c'è l'autoradio, memorizzo Cristal Radio su tutte le stazioni. <ride> Io forse eh? il signor Enjoy, forse il signor... Carina come non dire, Mi ricordo no? l'altro, Ti direi... Tac, tac ta, ta, ta. Pensate, no. spendo 1,40 euro ah. di noleggio in più perché sto lì quei 4 minuti... Ah, ah no, vabbè, ci vado sono abbastanza veloce a farlo. Faccio un elogio. Vai, elogio a Roma. Roma. A Ma io mi sono trovato benissimo col car sharing a Roma. No, cosa quando? che al momento non è capitata a Milano. Ah. Ma in generale è la tua vita sì non mi ah, sono okay. mai trovato bene con le macchine che prendono leggio a Milano a Milano invece a Roma sì a Roma cioè, l'ho girata tranquillamente mente. molto bene anche se, se sappiamo che alcune società sono scappate da Roma del car sharing tempo fa beh ma ormai è sono scappate un po' da tutto Io sì. i motoristi sono scappati ma, anche da Milano ma forse, forse perché c'è stata una eh, diciamo che hanno fiorito così in fretta tante società di sharing sì, sì, forse sì, sì, troppe quando si fiorisce così velocemente effettivamente il rischio poi è di andare a quel paese No, No, e poi anche mandare un po a quel paese il mercato per cui comunque non, nessuno alla fine riesce a stare in piedi anche quello cioè. comunque eh, stavamo parlando dei nuovi super tornelli adesso sì, sono su sì. Milano Today 19 minuti fa come funzionano i nuovi super tornelli, super tornelli della metro eh. di Milano una barriera alta 2 metri e 30 centimetri sì, 2 metri e 30 e poi sensori in grado di rilevare l'attraversamento in contemporanea di due o più persone funzionano così i quattro Nuovi super tornelli installati nella stazione metropolitana di San Donato, come nella macchina? gialla Entrati in funzione nella giornata di martedì Ma come quattro? Al momento sono quattro allora, allora, Mi auguro auguri metteranno tutti poi Entro la fine del 2024 saranno 172 i varchi di nuova generazione Che si aggiungono a quelli già in uso sulla M4 e la M5 Che sono più o meno, più o meno E poi sì. il fatto di scavalcare Allora ragazzi, ragazzi di ATM che scavalcare il ritornello, alla fine è una pratica vecchia ormai sì. adesso in realtà basta che ci sia un attimo di distrazione che sia aperto la gente passa comunque e c'è il qua. sensore, sentito, c'è il sensore per sì, il doppio ma, passaggio sì, non per... ho capito cosa succede al, al secondo sì. se sì. vedi no, ma per un raggio questioni... laser no, ti... no, per... tipo lo Squid Game <ride> sì, infatti, per delle questioni dita. di sicurezza ci saranno sempre le uscite di sicurezza quelle con il eh. maniglione antipanico sì. Che... Lilla? sai che sulla Lilla non so se c'è solo. Ma no, penso di sì. No, che... Sì, c'è qualcosa, però qualcosa di... Non lo so, sì, no, capito, capito, tu vedi. Cioè, chi, chi, usa, chi usa i mezzi sa benissimo che ci sono alcune zone franche, no. mettiamola così. <ride> sì. Specialmente nei capolini. Cioè, non so, vuoi dare dei suggerimenti ma, così? Già ma che ma ci lo sei. sanno tutti, ragazzi. Non... Cioè, <ride> no, no, no. Se vuoi raccontare cioè, come fai, tu in... cioè, no, io non faccio niente perché, perché ho l'abbonamento. La per no, mi sono mosso per i mezzi, con i mezzi per uh, dieci anni. ho eh, okay. sempre usati tranquillamente pagando. E c'è cioè pagando per l'abbonamento? Io posso dire, un po', abbassassero un po', abbassassero infatti, secondo me ha pagato mancavo okay. abbassassero un po' il costo dell'abbonamento. Secondo me mm. tutti quanti, Poi forse faremo l'abbonamento tutti quanti. Zucchero, wonderful life. Quanto è wonderful questa vita insieme a te, Lorenzo? Ah, ma no, Fabio, sono eh? le 7.41. <ride> <questa ride> <dichiarazione> in <ride> sono le 7.41. Mia dichiarazione di intenti? Sono le 7.41. E eh, vabbè. 3 gennaio, appuntamenti per i prossimi giorni. A parte che, no, prima di parlare di appuntamenti ecco, futuri, ricordiamo che siamo volta... comunque nel periodo sì. di eh, piste da pattinaggio, mercatine, eccetera. Ah, sì, Anche eh. se è passato Natale, è passato Capodanno, tendiamo ad essere veramente, veramente veloci. Questa vita di corsa, eccetera, la milanese. È passato Capodanno, ma ci sono, se volete andare a pattinare, potete andare anche a pattinare bueno, oggi, se volete uh, fare regali. Oggi pomeriggio la mia amica Giorgia va col fidanzatino in Piazza Frattini Eslo. a pattinare: oh, sì. Sì, 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 sì. bene, bene. Perché non si vedono da prima di Natale? Giorgia ha 12 anni, eh. 13, 14, ah, 13, Col fidanzatino, Sì. Eh non, non si più in Natale resbatta, guarda, ti dico sì, sì, sbatta resbatta male come si dice in questi casi credo. No, so. comunque noi adesso non stiamo qua a parlare di questo perché abbiamo fatto settimane di trasmissione. Ma sì, sì, sì. Piazza Fattini c'è certo. ancora la, ma sì, ma più o meno dappertutto. se a... potete vedere oggi pomeriggio andate. Salutatemi, Giorgio senso, andate. Fino, fino alla Befana. Fino alla Befana, trovate la pattinare, trovate i mercatini vari. Sono stato a Grazzano Visconti dentro sì. un borgo mediovale che c'erano, mercatini. No, molto molto no. bello. Ma non dimmi che c'è anche la pista di pattinaggio. Eh, uh, sì. Oh mamma mia. Sì, dai, ma non mi sono avvicinato. Sai mi... che è tutto finto, Cazzano Visconti? Sì. Sì. Cioè, tutto finto nel senso che è stato tutto ricostruito apposta in stile medievale nell'inizio del Novecento, per un'idea. Un del signor Visconti, appunto, eh, per eh, insegnare dei mestieri che si stavano perdendo e far esatto. sì che. Sì, 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 sì. Eh, è interessante. Parenti di Lucchino Visconti, tra Sì, Sì, sì. c'è anche la via, sì, sì, infatti, infatti, infatti. Eh, Però comunque molto interessante. Poi sotto Natale sono andato tipo il 29, quindi ho preso per bene prima lì. natalizio. Stavo dicendo, tralasciando questo, appuntamenti futuri, ragazzi: il 5 gennaio partono i saldi eh? in Lombardia. Il 5 gennaio Eccola. in Lombardia, gli sconti prenderanno via il 5 gennaio e dureranno per 60 giorni. Dai, devo da comprare calze e mutande eh, nuove. Certo. Sì, sì. Eh beh, sì non si saldo. sono arrivate. A... Sono in saldo le calze e le mutande, non lo so. <ride> E niente quindi sapevo. 5 che, gennaio si sì, sono differenti da regione a regione in Lombardia. Il 5 gennaio Vai. dureranno per 60 giorni e tutti, poi... tutti al bloom <ride> Tutti al bloom ci sono passato davanti, sai? Eh, hai tirato dritto? Eh, no, ero sull'autostrada. Bravo, bravo, devo no, per forza te la ne... devo <ride> fermarmi. Credo ci sia l'uscita, Alto... sì, ma non era mia intenzione fermarmi all'uscita, <ride> ehm. Altro appuntamento: segnatevi. Che dopo la Befana arriva il freddo, il freddo, quello vero, no? quello di questi giorni che io vedo gente che va in giro, sai, quella roba lì di fare il capodanno e il Natale nei posti caldi, sì. tipico di chi ha sì. la possibilità di poterlo fare. E questa no, non c'era bisogno di andare via. Un saluto a Tosetti che è a Dubai, il mio amico, no. il mio amico Andrea Tosetti è a Dubai, un grande stilista. Sacco di gente a Dubai. Sì e niente sostanzialmente aspettate perché dopo la Befana arriva il freddo 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 qua come doveva essere sì. anche magari il 25 che o il 24 che invece sono state giornate più che Beh, oh, i famosi giorni della merla sono a fine a fine, a fine, a fine gennaio, gennaio quindi sì, infatti sì. Cioè, si sa che il freddo arriva almeno lasciateci questi giorni di freddo 15 gradi a Natale no infatti dico almeno lasciateci questi giorni di freddo se anche questi se ne vanno è un bel casino no? Eh eh non sa più di inverno l'inverno non sa più di inverno E no, non solo quello il mondo non eh, sa più di niente eh, poi il problema è questo è quello andiamo con la musica adesso invece sono i Purple Disco Machine Duke DeMont Nothing But The Thieves qui alle 7.45 minuti su Crystal Radio a Good Morning Milano Eh, un po' di disco music la mattina ci sta, eh. così muovete i muscoli, un po' il risveglio muscolare, come fossimo in, una, in un villaggio turistico a charme, come molti stanno facendo in questo momento, il, come hai detto Berti tu, no? il Capodanno. E eh, anche noi, noi nel, vostro, nel nostro piccolo qui a Milano, l'età che non credo che faccia molto freddo oggi in realtà, c'è un po' di nebbia forse, un pochino va neanche tanto Ieri c'era un nebbio. Allora, alle 7 fa freddo sempre, sì. però è eh, gestibile, gestibile. Si scalda durante la giornata poi. Sì, dovrebbe, dovrebbe esserci anche un po' di... Non dico sole, però luce al massimo, esatto. Un, <ride> luce. Po di luce, un po' di luce dal 3 gennaio. Ricordiamo 331 78 55. Dopo la pausa, sì. boh, che fa un po' fa un pochino, eh, andiamo in pausa, ma dopo la pausa, vi eh, allieteremo invece con, eh, viene Viola a trovarci il nostro producer qui in studio, perché eh, leggeremo eh, il. Eh, un oroscopo del 2024 segno per segno, quindi state collegati con noi. Eh? Stay tuned. Assolutamente. l'oroscopo eh... di Antonio Capitani, l'oroscopo di Manti Insomma, eh, abbiamo avuto, cioè, così, ho chiesto se potevo farlo, ma tu sicuramente. Questo eh, cioè, permesso. Il eh, 2024 che è iniziato come? Con Capodanno, e vi sì, ricorder... come, tutti come tutti gli anni, vi ricorderete. Che eh, nelle ultime puntate di Good Morning Milano del 2023 abbiamo riportato le parole del sindaco Sala, in cui sostanzialmente diceva che non ci sarebbero stati fosteggiamenti sì. eh, in piazza eh, per eh, il capodanno anche perché organizzare il classico concertone costava un, un milione. milione. Eh, la gente poi nei giorni successivi mentre eravamo anche noi a casa sono arrivati i classici divieti non puoi vendere gli alcolici dopo 8 ore sì. eccetera 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 cosa è successo che comunque come prevedibile come a Milano si deve aspettare 25.000 persone si sono ritrovate in piazza del Duomo il 31 notte ci sono stati dei disagi, sì, ma lievi. Sì. Momenti di tensione, chiaramente che si, chiaro che sui giornali si legge guerriglia, momenti di tensione, eccetera. però alla fine, considerando cosa è, cos è successo nei capodanni recenti, diciamo, eh, ah, vabbè, allora, cioè, che eh, vuol eh, dire, però, no, per dire che c è, c è il 118 è dovuto intervenire, per esempio, per alcuni giovani che sono stati che sono collassati per l'alcol. Eh, vabbè. Eh, però tra 25.000 persone la notte no, di Capodanno, c'è uno okay, okay. cioè, che lo prendi in considerazione. Sì. Eh, Forse sono... se fai qualcosa di un po più organizzato, però sarebbe a questo punto meglio, cioè non so come dire, riesci a sì. organizzare meglio anche la, la sicurezza. Il so, problema è che se transendi Piazza del Duomo, 25.000 persone sono ah, più no, quelle no, no, che no, rimangono no. in insombabili. Sì, 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 sì. Eh, alcune, mh, sei giovani sono stati accompagnati in questura perché senza documenti, sei denunciati tre perché avevano oggetti che potevano offendere, altri per accensione di esplosioni pericolose. Comunque è andato alla fine tutto bene. C'è stato un ferito a una mano eh, a Cinisello Balsamo mentre lanciava un petardo. Un uomo di 36 anni in piazza Gramsci. E, e nulla: per il resto non si registrano particolari vicende. Eh, Qua da noi, no. Qua Milano non... più o meno no, vero. Insomma, no, abbiamo letto di altre cose che sono successe in giro per l'Italia che insomma hanno lasciato un po' sì, stare fatto sì. coinvolti anche. Sì, 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 sì. Anche anche alti... onorevoli, poco onorevoli in quei momenti. In più no, a Napoli quella signora colpita dal, dal proiettile che in realtà era di, di qui vicino, abitava vicino a Milano, sì, 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 era di queste zone. Eh, il Capodanno comunque, per quanto riguarda Milano, appunto più o meno sotto controllo pantigliata era di pantigliata okay. la signora che non ti ha di dove va bene allora noi come dicevo fra poco si va in pausa anzi adesso andiamo appunto in pausa una piccola pausa ma fatta di grande musica perché sono soprattutto i Dire Straits con Sultan of Swing e poi torniamo subito qui dopo con l'Oroscopo 2024 di Antonio Capitani qui su Crystal Radio qui su Good Morning Milano Gala, Feed from Desire, Piolis on fire. Exactly oh, va bene. E ancora l'allenatore del Milan Pioli? Sì, sì, eh. ah, okay. anzi ieri sì, sì, sì. notizia sportiva eh, vince 4 a 1 il Milan sul Cagliari in Coppa Italia. Arriva ai quarti e quindi Pioli può stare anche un po' più tranquillo. Ah, okay. Non è arrivata a quarta, è arrivata ai, ai quarti. È una cosa diversa, ok. No, sempre fatti capire quanto ne capisco io di <ride> eh, calcio. Eh, invece diamo il buongiorno a Viola che ci ha raggiunto qui in studio. Buongiorno, Viola. a tutti, buongiorno. Buongiorno, Viola, appunto la nostra producer del programma che Fabio Volo ci. Eh, vuole rubare, perché c'è una viola ci invidia, to... ci invidia, c invidia, c invidia, c invidia. No, beh, un saluto anche a Viola, quell'altra che è molto brava anche lei, devo dire comunque, perché Viola è qui con noi? perché oggi, essendo la prima puntata dell'anno vi leggeremo, vi daremo l'oroscopo del 2024 esatto, esatto. segno per segno e quindi si inizia col primo segno che è Ariete come sempre Che è il tuo segno? Il top Il top, ah, il top. Il top, il top per Quello è il primo okay. Che è il tuo segno? Che tra l'altro Siccome stiamo sì. leggendo L'oroscopo di Capitani Su Vanity Fair sì. Vedo che Ariete Ha come simbolo Sostanzialmente Il momento in cui Dice a un tuo amico Come è fatta l'India <ride> Vabbè, vabbè. Che andiamo, è proprio, cioè, andiamo avanti vabbè, Viola, allora che cosa ci dice Capitani eh, appunto, ringraziamo Antonio Capitani eh, per il suo oroscopo, che cosa ci dice su Vanity Fair eh, riguardo all'Ariete Allora, Ariete, It's Plutone e Giove Time il primo da fine gennaio coinciderà con l'instaurarsi in voi di un più solido equilibrio emotivo di una più concreta padronanza su certi eccessi e sulle ire funeste che non pochi butti addussero agli astanti a periodo. Il secondo arrotonderà ulteriormente spigoli e rostri caratteriali, affinando al contempo la vostra arte di argomentare che vi farà vendere meglio voi stessi. C'è ancora domani dunque per un sogno che finora avete ritenuto irrealizzabile e che da adesso e per gli anni a venire potrebbe prendere forma concreta. Nel lavoro, che arriva se non c'è e si impreziosisce se c'è, nel privato si profila un rialzo del vostro tenore di vita in merito all'ingresso tanto desiderato in un certo ambiente. Il tutto col patrocinio, pure amoroso fornificatorio, di Dan Fortuna. Hai capito? Ah, addirittura. Sei pure Positivo. fortunato, sei pure, pure fortunato. fortunato eh, Ma capito? entri in un... dov'è che l'ambiente... com'è l'ambiente... Com nell'amore, nell'amore entri in un ambiente. No, 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 io casale, no che la prima. Dici, in un certo ambiente in generale, ah, nell'amore, certo col patrocinio, pure amoroso fornicatorio. È il patrocinio della, della signora Fortuna. Hai, Anche in amore in amore, esatto, amore fornicatorio, no, 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 fornicatorio, okay. dice. No, ah, adesso ho capito cosa bene, vuol dire. Ma... Eh, ragazzi, io devo carburare, ma purtroppo certi ambienti basici mi sa, ecco, Basi, in quelli in cui entrerai. Sì. E poi andiamo avanti col toro. Toro, quasi tutti gli dei dell'Olimpo Zodiacale vi sostengono. Giove che appaga il vostro bisogno di sicurezza tu court. Saturno che fa intervenire la ragione laddove Plutone, storto, dovesse tendervi tranelli di qualsivoglia genere. Urano che vi fa cogliere al volo le occasioni fortuite e fortunate. Nettuno che vi rende consapevoli che d'utilità, fantasia e ispirazione possono rivelarsi carte utili da giocare su ogni tavolo della vita. C'è ancora domani, dunque, per ciò che sembrava perduto: una trattativa, un aumento dei redditi, la rinegoziazione di un rapporto e per potenziare il processo di svecchiamento di alcuni aspetti del quotidiano, soprattutto di quelli che richiedono di essere ripuliti dall'eventuale muffa. Intanto, prestigio e autostima crescono, il cor palpita e ripalpita. L'ormone non sarà mai in piena, bensì sempre non sarà mai in piena bensì sempre in eh, infatti, piena ah, cioè, eh, ragazzi, ecco ecco ecco, eh, ecco tutto bello anche per il toro <ride> e poi c'è l'ormone che non è in piena no no invece è in piena anche, in piena anche il toro, anche il toro. Esatto. adesso chi c'è dopo il toro gemelli gemelli beh, non è una cosa fissa come no sì, sì. è fissa sì, Vabbè, sì. Ma, cosa? Ma, tu, ma tu non sì, sai niente, niente. Ah, io tu posso... non sai niente ma non c'è niente niente io, dico... Niente di niente io dico chiaramente che quando mi dicono quando sei nato il 5 aprile ah, allora sariete. ok se io chiedo a una persona quando sei nata io non so Qua, allora, che qual è, so è il re? Non, so no, non mi sono tutti neanch'io però se mi dici regio. che sei nata a marzo, so che sei pesce, ad esempio, più o meno. No. Tu quando sei, sei nata? Io gennaio. Gennaio, non lo so. Capricorno. Capricorno, eh, vedi, beh, ecco, eh, vedi? Eh, facile. Non parlo. Dalle... Gemelli è fisso. Sono tutti fissi. Sono tutti e si eh parte sì, da l'unica cosa che... Ma come in base cosa, a cosa? Se tu nasci in quel periodo, sei di quel dato. Ariete, toro, gemelli. E in base a che vai avanti? Cioè si parte da Riete, non so perché, eh, ma è il primo segno dello zodiaco. Ok, okay che in parte Ariete è nato a... ad aprile. aprile. E quindi, ah, beh, forse con le... Ah, beh, quindi aprile che giorno? 5. Allora 21 marzo, ecco perché si inizia con le idri di marzo. Ah. Con le di marzo si inizia... Allora, ho... marzo-aprile, sì, giusto. <ride> non mi rendo conto, capito? Quindi si inizia con marzo, quando la primavera inizia il calendario astrologico. Che finché va avanti, poi arriva yeah. luglio che c'è il cancro. Prima del cancro c'è Gemelli che sta a giugno, che più o meno è sempre tra il 21 e il 22 il cambio del segno. Eh, capito? È stato fatto alberghiero. Eh. <ride> <ride> non hai fatto astrologia. Mm. Va bene. Ok, andiamo avanti invece con i gemelli. Okay. Gemelli: comincia Plutone a partire da fine gennaio e per lunghi anni a far zampillare dalle viscere più profonde del vostro Io energie, capacità, creatività magmatiche e potenti. Proseguirà poi Giove, dal 26 maggio, a far emergere più fiducia anche in voi stessi, ottimismo, predisposizione alla socialità. Intanto Saturno continua a chiedere cesure lucide e Nettuno vi invita a non farvi fregare, in senso latissimo. C'è ancora domani, dunque, per riuscire a realizzare quei sogni che sono nelle vostre corde e per la dimostrazione, urbi e torbi, delle vostre doti. Il lavoro sembra sul punto di arrivare, espandersi e stabilizzarsi, il saldo bancario di robustirsi. L'amore di appagarvi dalla testa al cuore agli alluci, soffermandosi, spesso e volentieri, anche in zone sudombelicali. Ah, ecco qua. Capitani, ci, se... eh, ci mette sempre il pepe mm. in fondo, no? Ci mette sempre il fondo. Allora, questi sono i primi tre segni dello trem, infatti, sì, giusto? Okay. Sì, sì, sì. Eh, con molto ottimismo, con molto Beh, ma, 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 ma ottimismo, ma l'ottimismo ci vuole per sempre. Cioè non È sempre Saturno conto. Ecco, no, so, so, sei sempre so, ecco, no, so, so che c'è questa cosa che quando sono uno e conto sono cazzi a per tutti. Va bene, adesso andiamo avanti con i, un po' di musica e poi torniamo qui. Sempre con altri tre segni dal bellissimo fantasmagorico e piccante, direi, e piccante, piccante sul finale giustamente, eh, Oroscopo di Antonio Capitani. Takashi Ketra, Shiva, Anna, Goyer, come si dice? Quattro Guglier. persone. Guglier. E Takashi, ta no, cinque perché cinque Takashi per... Ketra alla fine son sono due, due persone. Due. Cinque persone fanno una canzone. <ride> no, no, <ride> vabbè, non, andia non, non dire niente. No, no, Passa la parola Viola che ci va avanti con gli altri tre segni dello Zodiac. Esatto, riprendiamo dal quinto, no, dal quarto, quarto segno. Ma che problemi c'hai stamattina? Ho detto quarto, e, sì. e, guarda, dopo i primi tre segni. e infatti, vabbè. Chi ha il quarto segno? Il cancro. C Silenzio, che è il mio. Ecco, perfetto. Cancro è un parterre d'etuale di tutto rispetto: quello composto da Giove, Saturno, Urano e Nettuno, che nei primi cinque mesi del 2024 conferirà ancora più spessore non solo alla vostra immagine professionale, ma anche al vostro io, alla vostra impalcatura caratteriale, in procinto, oltretutto, di affrancarsi dalle eventuali dipendenze affettive: da quelle nocive alla salute, sedentarietà e fumo in primis, e dalle dipendenze del parere altrui. C'è ancora domani, dunque, per quelle esperienze e avventure che vi hanno sempre o quasi sempre tentato e alle quali non avete mai dato corda, magari per timore, sfiducia o incertezza. Rammentate che amici e sostenitori possono rivestire un ruolo determinante per il vostro successo lavorativo, finanziario e amoroso cuccatorio. Mettete, mettetevi al loro traino. Hai capito, mm. eh? Sì, sì. cioè il mio ego esplode ancora di più tra cioè, uh -huh. le prime sì, righe aspetta, è, la no, fine. Wow. è la fine è per te Lorenzo è la fine un anno con oh, me, me così vero, non so se vero, arriva a fine vero. anno con me di fianco Positivo. così va eh. ah, bene dopo il cancro basta non ce ne sono più di segni no è sì, ah, è no, no, è no, no cosa c'è già il quinto adesso cosa c'è il quinto bravo sa contare leone Ho fatto l'alberghiera adesso arriva lui apre piano la porta poi si butta sul letto e poi, e poi vi inonda di fortuna, anche lavorativa e finanziaria, e di gioia di vivere. Lui è Giove, che dal 26 maggio si rivelerà efficace risolutore di problemi, impagabile motivatore e promotore di aperture proficue e di più canali di comunicazione con chiunque, o quasi. C'è ancora domani, dunque, per un progetto che magari nei primi cinque mesi dell'anno sembrava non avere alcuna possibilità di realizzarsi. E per quei rapporti che in profondità conservano una cartura preziosa, anche se un po' sbiadita in superficie. Gli amori non saranno per nulla platonici. Anzi, pure chi di voi credeva che coccole e tenerezze potessero bastare, Capirà che in aggiunta l'importante è finire di piacere fornicatori. Oh, che paura! Ah, il forni... <ride> che il paura. fine, il fine, 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 piacere che lo siano. Il fine, piacere fornicatorio. Capito? Sì, sì, cioè, sì. Un date, date, cioè, da, datevi un po' la fornicazione, chi, cari amici del chi era questi? Leone. Il leone, il il leone. leone... Anche leone. se fino al 26 maggio, un po' la... cioè, Esatto, <ride> dal Dopo 26, 26 maggio, maggio potete fare quello no, che volete. Esatto, okay. essere un po' più liberi. Però tu lo sai, cioè, lo sai, tu, qualsiasi cosa. Succede da adesso il 26 maggio? Stai in tranzo. Stai tranzollo. Come con il ragazzino io? No? Stai ci c'è ancora tranzollo, non credo mm, Fiona, No, quattroga. stai no, in scialla, ok. Un po' meglio mi ha detto. Ma dato ciclicamente, tornano. Tranzollo, non so se torna. mai. È tornato paglie per le sigarette che si usava quando quando fai. Nel quando tu eri piccolo, nel 1820. Cosa si usava? Paglie si usa anche adesso va bene. Andiamo avanti con sesto segno vergine. Sotto le spinte di Giove e Urano, quel vostro tendenziale spirito conservatore potrebbe cedere alla voglia di sperimentare, di aprirvi a possibilità nuove, di abbandonare schemi di pensiero che, a un esame obiettivo, potrebbero rivelarsi limitanti sotto non pochi punti di vista. Saturno, il grande selezionatore, approva l'adieu a ciò che ormai non vi serve più. C'è ancora domani, dunque, per la vostra speranza di riuscire a inserirvi in ambienti, anche lavorativi, contemporanei e futuribili, nei quali potreste dare il meglio di voi è per e per un'eventuale idea di trasferimento e di rivoluzionamento tutto Tutelate però i vostri interessi economici. L'amore giunge e vi congiunge a chi vibra all'unisono con il vostro cuore, con la vostra testa e con il vostro ormone. Piuttosto croccante, anche questo qua. Eh, Grande gran amore per tutti, ragazzi. Però, non però qui non c'è la data, quindi non sappiamo da quando iniziare. Da oggi, da oggi. sono I vergini sono già in campo. Vergini, che tu sai benissimo, essere nati. Non lo, so, no, non lo so. Non, non lo, sa, lo sa, so. Non sa, so non, non, sa, non, niente, non sa niente. Ma cosa ne so Non sa niente. Adesso già sono una roba di più sulle vergini. Che settembre. Che... Settembre. dice settembre, settembre. eh dice sì settembre. perché se Scorpione novembre bilancia ottobre eh, ho fatto eh, capito capisci perché ce la invidiano Viola cioè perché <ride> e perché è... non invidiano è, me è sul pezzo <ride> è, vero, è, vero. è sul pezzo è sul pezzo pezzo che andiamo ad ascoltarci insieme all'Ilna X con Star Walking e poi i prossimi altri tre segni dopo un po' di music L'Ilna Nas X Star Walking uh, cioè, la cammina, camminando st st stelle Molto camminando bello. Star Walking sì, eh, League, of, League of Legends sì è il tema um, sì è il tema di League of Legends altri tre segni Viola con cosa andiamo avanti settimo segno bilancia bilancia allora fate la tara ai possibili intralci del primo mese e mezzo dell'anno Marte potrà imbracciare l'artiglieria e creare subbuglio ma le sue armi si riveleranno car caricate a salve Ergo, si profila solo un po' di stress. Dal 26 maggio, Giove alimenterà la vostra fame di conoscenza, mostrandovi cibi migliori, letture, corsi, viaggi per l'anima e per la mente. E da persone, strutture e aree lontane potrebbero giungervi gli assist più mirati per andare a segno nelle porte del lavoro e dell'amore. C'è ancora domani, dunque, per espandere le vostre competenze e rivenderle poi a peso d'oro ma anche per il vostro saldo bancario, al quale Giove fornirà un nutrimento cospicuo. La vostra arte di argomentare incanterà, il fascino vi renderà mete amorose e fornicatori più ambite di un 6 al superenalotto, super o quasi. Wow, questa è la bilancia. Sì. Eh, vedi, ho capito, anche Ottimo loro già hanno un inizio un po' così, poi però con l'arrivo esatto. di Giove eh, tutto mette a posto. Certo, devo aver capito così. Poi non so, io eh, Il cioè, 26 maggio. Il oh, 26 maggio ci sarà Giove che entra in questi segni. Esatto. Che esatto. Tutto è un allineamento di pianeta. Eh, beh, certo, poi, ottavo segno, Scorpione. Uh -huh. La voce della ragione, avrà ragione. Perché proverrà da Saturno, il saggio della montagna, il senatore dello zodiaco, che si mostrerà prodigo dei consigli per farvi consolidare e progredire a tutto campo. E per dare. Oddio, aspettate, aspettate, che aspetta ho aspetta il segno e per dare col, corpo al sussurro del genio e della follia che proverrà da, da Nettuno. Nel 2024 potrete plasmare come creta la realtà a vostro piacimento, no. spesso non senza sgomento, vostro e anche altrui. C'è ancora domani, dunque, per i sogni, per le alternative, per i pionierismi. Dal 26 maggio, carisma e spirito strategico produrranno frutti succosi anche in termini di denaro. Fino a quella data invece i soldi dovranno essere gestiti con occhio attento. Le passioni amorose intanto deflagrano e vi fanno volare, gioire, fornicare con la consueta perizia scorpionica. Eh beh, la perizia, perizia, perizia scorpionica. Io. Però, la però la eh, tu ne sai qualcosa, eh? No, non lo no, so. Perché ne so, magari so 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 so, <ride> fai fornicazioni con dei. Ma per fornicazioni sono affatti miei, non lo so. Ah, non ma lo lo sai, lo so non sai che non lo so. E neanche i cristiani. andiamo avanti, Viola. Nono segno sagittario: Plutone eh. va d'occhia da eh. fine gennaio e vi include fra i propri protégés, accrescendo il vostro potere di seduzione, persuasione politico ed economico. In sintesi. Dal 2024 in avanti risulterete fra gli incantatori di serpenti più irresistibili dello Zodiaco. C'è ancora domani, dunque, per la vostra eventuale candidatura a ricoprire ruoli più influenti di quelli attuali, o per una scelta di vita che vi piacerebbe mettere in atto e che scompaginerebbe in un poco il vostro quotidiano. E poi Saturno appoggia la vostra esigenza di liberarvi da ciò che ormai sa di muffa e non serve più. Insomma, il 2024 ha le sembianze di un trampolino dal quale tuffarvi in un mare di nuove venienze. In tutto questo il cuore e l'ormone trionferanno e quanti single fra voi diventeranno dub double. 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 hai capito? tu gusti meglio che one. questa eh beh, potrebbe essere, essere la finale questa non la sa non, non l'ha colta tu gusti meglio che uno tu sì ce l'hai è una pubblicità maxi Bon oh. se, se, sì, maxi. Se, adesso non mi ricordavo maxi Bon mm. però, sì. Dai, era no, sì. a corsi a pensa beh, no. quando faceva pubblicità a, a corsi. corsi anche oggi le a a corsi. è un passato capito ah. è un passato va bene va bene andiamo avanti con un po' di musica poi piccolissima pausa degli ultimi tre segni che sono capricorno Acquario e pesci, ok, e lo sapevo, lo rimanete sapevo. con noi perché adesso ve li leggiamo tutti così siete sicuri di iniziare questo 2024 col botto con il piede giusto oppure dal 24 maggio in poi esatto. abbiamo capito sì, tanto che tanto eri... dopo arrivano i soldi, sì. dopo, 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 <ride> dopo, 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 eh, dopo però, dopo, dopo. però. Barbie Ward, Nick Minaj, I Spicy. Sempre qui su questa radio, sempre qui a Good Morning, Milano. Stiamo leggendo l'oroscopo di Antonio Capitani. appunto L'oroscopo di Vanity Fair e andiamo avanti con gli ultimi tre segni che si aprono con Capricorno. Il mio segno. Ah, il, suo, il segno ah di vero, io. Eh, Se è è la postilla. Esatto, esatto. Fine fine maggio, Giove vi somministrerà una pozione composta da duttilità e giovialità. Utili a fare più breccia fra i clienti, i capi. I colleghi e la gente in generale. Non pensate che ciò vi toglierà autorevolezza, anzi, Saturno compiacente, la descrive in palese consolidamento. Urano poi vi predisporrà al nuovo senso lato e Nettuno realizzerà un sogno. C'è ancora domani, dunque, per le vostre mire che saranno orientate anche e soprattutto alla gratificazione nel privato, ancor più che nel lavoro. Settore, quest'ultimo, bacino comunque di successi golosi, anche sul piano finanziario. Forse l'amore più grande di voi stessi sarete voi stessi. Ma in ogni caso le stelle appaiono prodighe di golosità erotico nirvaniche a due, o anche più, eh, cicogne... attenzione. Aspetta, frase finale: cicogne leziose, intanto osservanvi: cicogne? Eh, oh, so eh che... vuol dire che c'è. No, no, Devi dire qualcosa, Viola. No, infatti, <ride> che paura! Ah, non lo sai ancora, effettivamente. È 12 mesi davanti, però attenzione. 6 mesi, è da... è da maggio in poi, questo, no? Anche eh, sì, da sei da Giove, sei sì, con l'arrivo di Giove fino a fine maggio No, fino a fine maggio ah, però Ah, fino a fine ah, maggio, ok, no, è il contrario No, no niente, eh, allora, vabbè, ah, tanti meglio, Congratulazioni, no, auguri, no. Auguri, tante auguri, tante congratulazioni. Cari cose. Tante care cose Un saluto ai genitori di Viola che ci stanno ascoltando ecco, in questo momento perfetto. Che sanno che dai, dai, diventate nonni quest'anno eh, Evviva eh, Undicesimo segno, Acquario Plutone mette piede nel vostro segno da fine gennaio e subito avvertite che occorre riesaminare certi rapporti, certe procedure nel lavoro, alcune vostre certezze che pensavate assodate, oltre che il vostro approccio al lavoro stesso e ai sentimenti. La muta della pelle inizia, la gente se ne accorge e chi vi ama davvero resta, chi non vi amava granché molla. Con concreti vantaggi per tutti voi. C'è ancora domani, dunque, per gli ideali, i progetti, i sodalizi che hanno corpo e sostanza e che dal 26 maggio potrebbero rivelarsi molto più utili, definiti e preziosi. Con conseguenti inserimenti, espansioni, soddisfazioni nel lavoro e con appagamenti amorosi che vivificheranno il cuore e l'ormone, quest'ultimo più reattivo e potente che mai. Fino al 24, 25 maggio tutelatevi, non gettate la spugna, siate cazzimmosi. Ecco, ah. devi tirare fuori la cazzimma, credo che sia quello sì, il concetto. Sì, sì. Comunque il 24 maggio è il D-Day Esatto, 24, 25, 26 maggio il DD della vita. Il 24, 25, 26 maggio io mi chiudo... Il giorno di svolta, ecco, vuol dire che dopo si diventa ricchi, si... Invece chi fino a quel momento è ricco e fino a quel momento basta... E è un po' più... I mesi davanti Il governo Meloni sarà contentissimo di questa cosa. Chissà se ci arriva fino al 24 maggio o chissà cosa succederà la natalità. Bisogna capire, no, bisogna capire... Non so che segno sia. Il governo Meloni, bisogna guardare. È, quando settembre. Na ah, è nato settembre. Il governo non è nato a settembre, il no, no. Nato eh, no. a settembre però eh, la legittimazione arriva a settembre. A settembre. Virgin, allora. Allora, allora, eh, che eh. brava! <ride> non è che l'abbiamo presa a caso. Eh. Ultimo segno: pesci. Marte, Giove, Saturno, Urano e Plutone alleati. È dunque una partenza d'anno quasi a razzo la vostra. Con la motivazione a livelli elevati e con la consapevolezza dell'unicità dei vostri talenti e meriti. Perché accadranno a breve fatti concreti che vi apriranno probabilmente ancora di più gli occhi su quanto valete. Ciò avrà respiro lungo e si tradurrà in conquiste e soddisfazioni solide e remunerate. C'è ancora domani, dunque, per i recuperi, per la conquista di nuovi territori, per dar vita a, frutto, a un new business fruttuoso, per stabilizzare ciò che è attualmente precario, per ottenere quel che vi è sacrosantamente dovuto. In molti si accorgeranno che non è possibile mettere i pesci in un angolo. Intanto, anche in amore spazzate via l'utile e date corpo, pure il vostro, a ciò e a chi, a ciò e a chi invece merita puntini, puntini, puntini. Eh, chi, merita, capito? Eh, chi merita vedete voi cosa dare quindi ragazzi questi erano i 12 segni per il 2024 24. io chiuderei ovviamente non esiste solo diciamo il resume di tutto l'anno ci sono poi ogni settimana voi potete andare su variety fair e ogni settimana leggere l'oroscopo di eh, capitani settimana per settimana il buon Masieri mentre noi lavoravamo esatto, viola si è fatto i fatti suoi è andato, andato a vedere <ride> assolutamente il mio eh, che parte oggi e che termina e per i prossimi giorni, cioè, per i prossimi sette giorni, per la settimana, Valore... Ma che problemi c'ha? C'è cioè, ovvio che per la settimana. Ma cosa ne so io sai per la settimana o <ride> no? Mai, posso dire che non ho mai letto un orospo di ecco Ma leggilo, perché <ride> questo qui <ride> ti porta. E eh beh, in... mi porta, oddio. Mi Vai. porta fino alla certa Perché <ride> eh, Valore e competenze I vostri ingolosiscono Clienti, committenti, capi Così nuovi percorsi Potrebbero delinearsi O addirittura aprirsi da subito Viaggi e tutto ciò che è lontano Procurano vantaggi L'amore arriva e va a maglia Ma il sex appare affetto da rigor mortis Ogni volta dura poco ah, Adesso Povero Maseri Allora Ci spiace eh, Adesso spiego perché il mio segno Ha quella situazione <ride> è, 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 è un, fa, fa un cuore le mani che potrebbe anche stare a significare appunto la forma dell'India ah, ci... <ride> cioè, va, va bene comunque grazie ancora ad Antonio Capitani perché comunque ha dato una spiegazione al perché eh... Masini è riconciato così sì, <ride> finalmente è... grazie Antonio abbiamo bisogno di una, eh. di una spiegazione Io adesso Viola... attendo, attendo un messaggio al 33178 53555 per, per avallare per questa avallare, tesi. Esatto. Per avallare <ride> <ride> questa tesi eh, Viola grazie mille Grazie a voi. Grazie mille. Eh, possiamo dirlo, è il debutto radiofonico Ci, di Viola oggi. Esatto. Ci sentiremo. 2024 che inizia... Beh, lo diceva il tuo no? che c'erano certo. grandi novità in arrivo, vedi, eccola qua. Un bambino però... Vabbè, eh, questo, eh, magari che è sai, guardi, Magari il sì. Milano è il tuo piccolo pargolo che ti porta avanti. per i primi non vedo l'ora. Vedi, vedi, mm. è stato tutto qui. E anche qui c'era una discussione di Pargoli quando uscì questa canzone, perché Billie Jane... It's not my song. Dice così la canzone, no. È una roba. Tutto... e eh Io ho paura, io ho la Michael Jackson fobia. L'ho già letta questa cosa? No, aspetta, sentiamo la Michael Jackson. Avevo paura Jackson. di Michael Jackson. Sì, perché? Per, posso dire la cioè, no, vabbè, Non se... vorrei essere cattivo, però oggettivamente quando è andato via prematuramente, diciamo che non faceva era po paura, nelle migliori poverino. Faceva tanto, tanta paura bravo. per un bambino. Quanto era bravo e quanto, e quanto ci manca. Mamma mia, poi toccare il tema. Bambini, Michael Jackson non è mai il massimo, vorrei dirtelo. No. <ride> Andiamo con un po' di musica che è meglio. michael jackson uh, billie jean uh, i'm the one Vabbè, non mi hai ascolta. Eh? sai che questa roba qua della Michael Jackson fobia mi eh, ha impedito di godere del successo musicale. Puoi di... ascoltarlo o guardarlo? No, non no, no, no mi, proprio mi, mi urta come persona. No, povero, no, Ognuno ha i suoi. No, tu c'hai Luca infatti. Carboni. O posso <ride> avere Michael Jackson, ma scusa, ma non è che ho paura di Luca Carboni. Non mi piacciono le <ride> canzoni di Luca Carboni. Tra parentesi, lui secondo me è anche un simpato assolutamente. Eh, allora, questa notizia è veramente. fa ridere ma fa anche riflettere. Ah, in Lombardia ci sono circa 2 milioni di nutrie. Però. È il primo gennaio è entrato in vigore il piano regionale triennale per l'eradicazione, controllo e contenimento della nutria, con uno stanziamento di 1,2 milioni di euro. <ride> A favore di province e città metropolitana lo prevede una delibera approvata negli ultimi giorni del 2023 dalla Giunta, su proposta dell'assessore all'agricoltura, sovranità alimentare e foresta Alessandro Beduschi. Si danno soldi ai cacciatori, immagino, però non lo so cosa cacciano No, no, ma non credo cacciatori. Eh. Qua si parla di eradicazione, vuol dire che li fanno fuori, cioè non è che sì, le, le trasportano. Portiamoli a, a Riccione, a no, non è che li portano in Colonia. 400.000 euro all'anno eh, saranno assegnate con un criterio che prevede di ripartire il 10% della somma complessiva in parti uguali tra province e città metropolitana. Eh, non caccia ma contenimento, si, si legge. Ah, okay. eh, le province potranno istituire delle centrali operative di coordinamento con prefetto... Complesso no, Ma anche perché sono un bel casino le nutre, che fanno sì. i buchi negli argini del, dei, dei fossi, dei navigli e tutto. No, no. Due problema. milioni di nutrie sul territorio della Lombardia. Sono tantissimi. 2 milioni. Sono tantissimi. Più degli no. abitanti di Milano. Di Milano, però. Sì, 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 sì più, più, più dei residenti in città. E quindi niente, 1,2 milioni di euro per questo. Adesso poi non si fanno neanche più le pellicce. Anni. Una volta veniva usata la nutria per fare i colli delle beh, pellicce. Beh, sì che si faranno, no? Beh, sempre di meno. Per fortuna anche, sì. in cioè, senso per Fortuna, non credo che mai. Cioè, ma chi se la compra una pelliccia? Vera? Ma va. Ma ormai, sì, che ma c è c è ma certo. Ma che io c è c è c è voglio sperare come. di no, cioè, voglio sperare nel 2023, esatto, basta, ma, ma anche vai alla prima della scala e ti metti le copelline. Ho visto gente, ragazzi, a Nuovi Sconti che ce l'aveva la pelliccia. <ride> cioè, dentro un orso addosso. Eh, vabbè, cioè, vabbè, una determinata borghesia di una certa eh. età, adesso è molto... Si, ve, si vede andare a quelle contro cui. Per fortuna è, poi sparirà. Ca Carlo Monguzzi tirava le uova. Giusto, giusto, Se sempre ricordiamoci sempre lo, sempre questo famoso post post di 28 minuti fa anche di Marco Mazzei sulla oh. vicenda dei super tornelli. Sì è contro infatti come si sì, scrive premetto che so di scrivere qualcosa di impopolare ma io non riesco ad appassionarmi alle gabbie fin da quando questo tema dei super tornelli è emerso nella commissione e poi in consiglio io ho manifestato perplessità perché sogno una Milano che assomiglia a Berlino e soprattutto ci credo credo che eh, possiamo diventare una comunità che non ha bisogno di brindare le metropolitane così come non ha bisogno di mettere cancelli agli altri per, protegg per proteggere un parco e un'aiuola". il post continua fino ad arrivare alla Conclusione in cui scrive Marco Mazzei, non l'abbiamo detto, consigliere del Comune di Milano in quota lista Beppe Sala, io farei pagare di più, anche molto di più il biglietto a chi può e introdurrei formule agevolatissime, poco più che simboliche per chi non può, per le molte persone che non possono e spiegherei per bene, tu, tu pagherai di più per dare una mano a quella persona che va alla Caritas e che magari già aiuti in mille altri modi, eccetera, eccetera. Questa è la posizione di Marco Mazzei su... Il sai cos'è? Che, che non esiste una verità su questo tema, perché eh, leggevo poche settimane fa proprio un studio sulle varie città europee, perché da pochi giorni Montpellier in Francia, Montpellier in Francia ha adottato i, i mezzi pubblici gratuiti. Okay, ovviamente parliamo di una città che ha poco più di 100.000 abitanti una cosa, pi piccola cittadina nel senso non è... ne, neanche un municipio sì, un, più o meno come un municipio di Milano forse ne aveva 200.000 sì, comunque un, un municipio di Milano nel um, e portava ad esempio tante altre città dove in alcune città aver messo i mezzi gratuiti ha portato ai mezzi a funzionare meglio e comunque le casse delle de, 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 de ATM di quei luoghi non sono in rosso come invece quella di Milano Uh, altri luoghi invece a parità anche di città molto simili dove invece i mezzi sono collassati completamente e dove le aziende stanno rischiando di chiudere quindi è veramente complicato gestire, e ci sono anche delle vie di mezzo dove ci sono abbonamenti simbolici eh, a tipo un euro al mese, cose del genere, abbonamenti annuali a pochissimo, abbonamenti annuali gratuiti per alcune fasce di popolazione. Insomma, è un tema molto, molto complicato. Ricordiamoci che eh, ATM l'abbonamento gratuito non mi ricordo qual è la soglia, ma è comunque molto, molto alta. Tipo i ragazzi sotto Tozzoglia sì, sì, hanno sì, l'abbonamento sì, sì, gratuito dai. e possono andare gratuitamente sui mezzi. Quello sì, non sì. è sottovalutare. Spesso l'assessora alla mobilità, Rianna sì. Censi lo ricorda. Abbiamo, adesso non ricordo precisamente quanto, però è veramente alta. Sì. Inoltre poi c'è tutto il discorso sulla. Eh, sicurezza, e dopo magari vi consiglio una cosa da vedere che è uscita sui social recentemente ah, sulla sicurezza. vicenda borseggiatrici e borseggiatori. Ah, eccetera, okay. eccetera. Allora rimanete con noi, che dopo Masir ci dà il link, il link è quello giusto per andare a vedere qualcosa sui social, ha detto.